Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio uno dei video che vi avevo promesso settimana scorsa, ma che in realtà poi non ho più girato, quindi mi ritrovo adesso a farlo. Ed è il video mi trucco con i prodotti che odio. In realtà ho faticato a trovare qualcosa che non mi piacesse a tal punto da dire lo odio, però alla fine ci sono riuscita, perché comunque gran parte delle cose che utilizzo non mi piacciono, poi le vado a regalare perché è inutile tenerle. Però appunto sono riuscita a trovare tutto quello che mi serviva almeno per creare un look completo, e quindi direi di iniziare subito perché so già che ci metteremo una vita intera. Ormai tanto gli step lo sapete: tolgo occhiali, metto il cerchiettino di Halloween e inizio applicando il primer viso. Ho trovato questo primer di NYX, questo è il prodotto. È il Photo Loving Primer nella colorazione viola, che è la 03. Me l'hanno inviato penso un sacco di tempo fa, sarà stata una delle prime cose. E poi ogni volta che lo uso, io avendo una pelle mista, questo tende a farmela diventare ancora più grassa. Essendo un primer viola dovrebbe essere un primer illuminante, ma su di me non funziona. Staremo a vedere se magari oggi cambierò idea, perché questo video è fatto anche per questo, perché magari riscopriamo qualche utilizzo. Non lo so, non penso. Tra l'altro, piccolo PS, se vedete che qui ho dei lividini, sono le punturine. Nel vlog vi ho spiegato tutto per bene, quindi senza che sentenziate prima di capire, andate a vedere quello e poi ci rivediamo. Comunque vado ad applicare il primer, prendo non troppo prodotto perché già lo sento, è proprio grasso. In realtà la maggior parte dei primer sono così, perché comunque sono a base siliconica, però questo è una cosa imbarazzante. Spero abbiano cambiato le componenti nel corso del tempo, magari questo è un prodotto un po' più vecchio. Mi sembra di non riuscirlo a stendere correttamente. Io ci devo pure uscire con sto trucco stasera, vediamo. Una volta applicato e cercato di ficcarlo bene nei pori, anche se lo sento ancora straunto, adesso passo al trucco degli occhi. Come primer ho ripescato questo qui di Puro Bio. Il colore è tipo una sorta di beige, tipo un color correttore. Adesso ve lo faccio vedere. Soltanto che è così tanto aranciato che su di me si vede, nonostante sia comunque trasparentino alla fine. Non so se riuscite a notare. In più mi sembra come se una volta applicato svanisse. Io preferisco onestamente i primer che sono più corposi e che vanno anche leggermente un po' a coprire il colore della palpebra, avendo io una pelle della palpebra molto sottile, quindi si vedono tutte le venuzze. Non mi piace partire in questo modo con un trucco, perché non riesco bene poi a confrontarmi dove sto mettendo il prodotto, dove non lo sto mettendo. Infatti non so se vedete da questo alone arancione che è osceno. Questo penso sarà una delle cose che certamente darò via dopo questo video. Come palette occhi a malincuore devo mettervi tra i prodotti che odio questa, la Basic Beauty di MAC Cosmetics. È uscita con diverse di queste palettine, io appunto la Basic Beach, che ok, di nome ci sta tutto e anche il pack è meraviglioso, ma queste sono le colorazioni che principalmente sono, diciamo, da smoky, trucco sera, anche giorno se volete, però c'è ben poco. L'ho usata già diverse volte e nessuna di queste volte è andata a buon fine. Primo, sono stra polverosi. Secondo, alcuni dei colori, anche tra i più scuri, tipo adesso io vi swatcho questo grigio, come vedete io ho dato una bella picchiettata forte e non scrivono, e una volta sfumati, cioè, spariscono. E da MAC una cosa del genere no, perché questa palette costa sui 40 euro, e onestamente per 40 euro io ve ne consiglio 10 migliori, anche a prezzi minori. E in più c'è questo, non lo so, non so come chiamarlo, illuminante, dovrebbe essere un illuminante, ma qui io non vedo nessun tipo di glow. Vedremo cosa riusciamo a fare. Ho qui i miei pennellini, quindi inizio applicando, visto che voglio fare una sorta di smoky abbastanza leggerino. Comunque applico questo color violetto, che penso sia uno dei colori più scriventi. Infatti vedete, comunque non vi assicuro che questo trucco uscirà bene, quindi cominciamo a farci quattro risate. Lo vado a mettere proprio nella zona piega, lo porto leggermente avanti, non troppo perché tanto dopo dovremo riandarci. Mi mantengo sempre più intensa nell'angolo esterno. Si sfuma malissimo, cioè non so se riuscite a vedere, qua mi ha fatto tutta una ghiazza che non so se è l'ombretto o il primer, perché qui c'è poi da lavorare a capire quale dei prodotti sia peggiore. Logicamente io in questo video non intendo infangare nessuna azienda, nessun prodotto, semplicemente questo è quello che succede
su di me. A me possono non piacere, mentre un'altra poi può amarli, quindi sono molto soggettivi. Ok, una volta fatto questo, più o meno, poi non riesco a sfumarlo più di tanto perché sennò mi fa i crateri, vado a prendere questo colore, che è una sorta di grigio, sempre con lo stesso pennello del viola. Ripasso, però lo porto un po' più verso la palpebra. Giuro che mi sto per sentire male perché non mi piace proprio per nulla. Però adesso andiamo, cerchiamo di riparare, tra virgolette, con un altro prodotto che non c'entra nulla con questa palettina e che però a me non piace. In realtà non piace da tantissimo tempo, perché questo ombrettino, pigmento, un ombretto minerale, è di Neve Cosmetics, della collezione del circo, e si chiama Juggler, ed è un pigmento che si avvicina molto al colore, al primo colore che abbiamo utilizzato. Non lo bagno perché voglio proprio vedere com'è così puro. Non me lo ricordo troppo positivo, infatti non scrive per nulla. Questi ombrettini fanno tutti questo gioco qui, quello di rilasciare più che il colore del pigmento, che poi se lo vedete da qui è tipo meraviglioso, lasciano più che altro questi glitterini che onestamente fanno molto Barbie World. Adesso io lo applico prima così e poi voglio provarlo anche ad applicare un po' bagnato. Vado a spruzzare il pennello con un po' di acqua termale e mi faccio una sorta di pappetta. Allora, come vedete, una volta bagnato è molto più intenso il colore, ma tipo molto molto più intenso, e escono anche molto di più i riflessini. È un utilizzo che ho trovato, almeno per finirli, perché di questa collezione li ho praticamente tutti ancora pieni. E fatto questo, riprendo il pennellino e questo nero della palette di MAC, che non è un vero e proprio nero, ma comunque lo vado ad applicare proprio qui all'esterno. Prendo un pennellino un po' più cicciotto, un po' più denso, e mi aiuto per sfumare il nero. Ultimo colore, prendo il bianco e vado qui sotto il sopracciglio. Ora siamo al momento eyeliner. Ho ritrovato, perché questo l'avevo proprio nascosto, questo che è il Super Fat Eye Marker, sempre purtroppo di NYX, ed è un eyeliner con la punta cicciottella. Io purtroppo non sono mai riuscita ad utilizzare, proprio perché la punta è ingombrante, vedete? Visto che questo è anche un po' una challenge, noi ci proviamo. Quindi procedo, mi aiuto tirando un po' la palpebra, però praticamente neanche scrive più. Ok, allora diciamo che tamponandolo leggermente vicino all'attaccatura proprio delle ciglia non è venuta una schifezza come pensavo. Adesso il problema, secondo me, sarà fare la linguetta. Quindi cerchiamo di fare una cosa almeno decente. Ok, allora, fatto questo, io direi che mi fermo, cioè non faccio la mia solita wig allungata, ma mi fermo perché ho paura di fare i danni, e faccio anche l'altro occhio. Allora, devo dire che su quest'occhio, dove di solito io vado più spedita, mi ha creato più problemi. Vai a capire perché, forse l'impugnatura rende il tutto più difficile, quindi stavolta è venuta meglio questa. Ho usato anche l'eyeliner, che era uno di quelli che temevo di più. Adesso andiamo con il mascara, e qui ti voglio, perché tanto sapete che su di me i mascara che vanno alla grande sono davvero pochissimi, si contano sulle prime tre dita della mano, e penso uno dei peggiori che io abbia mai provato, su cui avevo anche un'alta aspettativa, è questo di Essence, quindi dai, abbastanza fattibile, che è il Lash Princess. Però non mi puoi scrivere False Lash Effect Mascara se lo scolino è così, prima di tutto, perché questo scuolino non potrà mai dare un effetto del genere. Ma soprattutto il prodotto liquido in una maniera assurda, e ci può stare che un mascara sia liquido nei primi 2-3 utilizzi perché l'avete appena aperto, ok? Però io l'ho aperto e ce l'ho da più di 4-5 mesi ed è ancora liquido. L'ho lasciato anche una volta, una notte così, ma non si è seccato. Quindi adesso io provo, ma su questo vi dico subito che rimarrò della mia idea. Ho già cercato di dargli altre chance, mi sono sporcata, yeah, ma io non avevo dubbi, eh. Che poi l'effetto leggermente allungante ce l'ha pure, ma proprio un gnignino, perché essendo così liquido non si tiene. Adesso
passiamo alla base, aggiornamento del primer. Io lo sento ancora appiccicoso e questa cosa mi dà un nervoso che non potete capire. Quindi procediamo col fondotinta, che non è migliore, anzi. Ed è questo fondotinta di L'Oreal, si chiama Infallible Sculpt. Questo è il colore light, che dovrebbe essere il più chiaro. Visto così magari può starci, però vi posso assicurare che non è proprio il mio colore. In più è un fondotinta che non ha una copertura modulabile, quindi per quanto mi riguarda almeno non è di quelli che preferisco, perché così lo stendete così è, cioè se ci andate sopra create soltanto strato brutto. Quindi vediamo. In più è liquido ma da far paura. Mi sbrigo con la beauty blender, vedete sul naso non mi dà copertura. Come vedete il fondotinta si ossida parecchio, cioè mi sta diventando arancione sulla pelle. Voi adesso non so come lo vediate, altro che dicono che si ossida il Fenty Beauty, anche sulla mano vedete si sta ossidando. E comunque è un fondotinta che, nonostante sia nella fascia economica, ha un suo costo, perché mi pare al tempo di uscita costasse intorno, non vorrei dirvi una cavolata, però 14-15 euro, che per un fondotinta di queste prestazioni io sinceramente ma neanche 8 gliene darei. Che uno lo va a comprare fighissimo, è il mio colore, poi un palumpa. Ecco perché un consiglio che vi do, soprattutto se comprate i fondotinta tipo d'acqua e sapone o comunque questi drugstore, vi consiglio di provarlo appena entrate una goccia sulla mano, e poi se dopo che avete fatto i vostri giri, i vostri acquisti, non si è appunto scurito, non si è ossidato, andatelo, comprate, oppure comprate comunque un colore adeguato che vedete che anche se si ossida comunque vi va bene. Quindi state attente sempre a questo giochino che vi fanno. Quindi questo è l'effetto. Per il mio tipo di pelle che non ha imperfezioni, questo tipo di copertura va anche bene, non si va ad asciugare. Non so perché l'abbiano messo nella linea sculpt base fondotinta contouring, vabbè, cioè non capisco, nel senso il contouring lo facciamo su tutti i fondotinta, quindi non è che questo nelle zone di ombra si va magicamente a colorare di una tonalità più scura. Adesso vado con il correttore e qua mi viene da piangere. Ne ho presi due, uno è di Beauty is Life, si chiama 01W Camouflage ed è comunque un correttore molto pastoso, molto chiaro, non è un camouflage, cioè è stucco puro. Le poche volte che l'ho utilizzato per fare i punti luce, come sto andando a fare adesso, lo prelevo con la spugnetta e lo tampono. Nonostante io l'abbia fissato, si muove in continuazione. È un po' il problema dei camouflage, che se ne andate a mettere troppo vi si spostano, vi creano macchie eccetera. Però io ne sto mettendo una puntina e sicuramente mi farà la stessa solita cosa. Come correttore per le occhiaie, naturalmente ne ho dovuto cercare uno un po' più leggero e ho preso il Boing Hydrating Concealer, questo di Benefit. Come vedete sembra tipo un balsamo labbra, intorno infatti ha un balsamo e poi al centro ha il colore. E io mi ricordo che questo l'ho utilizzato diverse volte, soprattutto d'estate. Sì, io faccio il contrario, cioè la mia pelle quando fa caldo ho bisogno di idratazione e quando fa freddo invece la mia pelle si unge prima, non so perché mi succede questo. Mi ha separato completamente tutto il fondotinta che io avevo sotto. Non mi sembra che stia succedendo in questo caso. Non è logicamente un correttore iper coprente, anche perché ha questa azione balsamo, rende tutta quest'area molto unticcia. Non lo so, non mi convince, non mi ha mai convinto questa cosa. Vi devo dire la verità, se volete fare l'effetto pelle glowy o per uno shooting per il servizio fotografico va benissimo, ma se dovete passarci più di un tot di ore anche no, perché questo vi va nelle pieghette in un nanosecondo, però vedete che vi dà questo effetto lucidino. Per la cipria temo per la mia incolumità, perché ho preso questa qui di Glossip, che è una cipria compatta della linea All Weather, ma la cosa che mi dà più fastidio è che rimane molto polverosa, anche se ne mettete uno stratino sottile come andrò a fare. Infatti prendo il mio solito pennello per fissare la zona occhi, perché questa va fissata, se no ciaone. Utilizzo un pennello e vado qui a tamponare, anche se essendo una cipria compatta ci dobbiamo andare molto cauti, quindi prima che faccio danni vado direttamente col pennello grande e
tampono. Io odio le ciprie che mi cambiano il colore del fondotinta e questa è una di quelle. Per il contouring quella cosa è un po' imbarazzante, perché io ho comprato questo prodotto sempre di NYX perché tutti ne parlavano stra bene. Per il contouring è fantastico, nonostante sia un blush, cioè nasce come powder blush, ed è il colore 11 taupe. È abbastanza famoso proprio per questa cosa, che tutti lo utilizzano come bronzer. In realtà io l'ho provato e su di me viene un effetto tipo color malva, e non c'entra assolutamente nulla con il contouring. Ritentiamo un po' la sorte. Non ne prendo troppo, però come vedete su di me, che comunque prediligo colori freddi, questo mi sembra quasi viola, che come blush magari ci sta pure, però come bronzer non mi piace assolutamente. Infatti vado un po' ad applicarlo anche come blush direttamente, così siamo già avanti. Illuminante ho preso questo qui, questo è Radiant Touch ed è un illuminante in stick, il colore è il 100. Per un periodo mi è piaciuto così tanto che l'ho finito e l'ho ricomprato, guardate quanto è. Poi non mi è più piaciuto perché ho scoperto gli illuminanti, quelli veri. Vado a picchiettarlo, neanche si vede, ottimo. Direi che prima vado sulla mano, così lo scaldo un po'. E poi vado qui, lo tampono e col pennello lo sfumo. Molto delicata perché essendo un prodotto in stick non vorrei che con la cipria sotto si andasse a separare tutto. In più c'ha sto coso che è enorme, come fai a metterlo lì? Vado a capire perché mi piaceva così tanto. Più o meno ci siamo. Ora, non mi sono dimenticata delle sopracciglia. Prima le vado a pettinare, poi faccio vedere il prodotto in questione, il più temuto. Questo l'ho tenuto soltanto perché un giorno ho detto voglio farlo vedere alle ragazze e ragazzi che mi seguono, far vedere quanto è impraticabile fare le sopracciglia con questo prodotto. È della Maybelline ed è il Brow Drama Pomade Crayon. Questo è il mio sopracciglio, questo è il matitone, vi dico solo questo. Il colore non è poi sbagliato, anche se è effettivamente un po' troppo chiaro. Come fai a fare le sopracciglia con questo coso? Vabbè, noi proveremo. Prima di tutto è impossibile essere precisi, anche prendendolo con un pennellino, perché non vi scrive, quindi bisogna per forza andare e anche premere di forza. Nella mia zona qui finale, dove non ho i peli, è un po' più difficile. Un conto se avete un sopracciglio già bello full e ci andate con questa. E mi sono impegnata, vi dico solo questo. Lasciamo questo coso infernale, orribile, madonna. Diciamo che fino ad ora poteva anche starci, ma no. Adesso finiamo il trucco degli occhi. Ultimo prodotto, labbra. Qui ci ho pensato, ripensato, ho detto ma qual è il prodotto labbra che non mi piace, che però allo stesso tempo possa dare un tocco di qualcosa insieme a questo trucco. Ed è questo qui, tinta labbra, anzi scusate, un rossetto liquido no transfer, in teoria, perché poi non lo è, di It Style. Il colore è il numero 1. Vi faccio vedere il prodotto, è questo qui. A parte che odio lo scovolino, è di una scomodità impressionante, non è né piccolo né grande e non lo so, non mi ci trovo. Non puzza, non è quello il problema. Il problema è che se poco poco, ma poco poco, sbagliate ad applicarlo e dovete ripassare su un punto, è la fine. Cioè scordatevelo, andate in giro con la macchia, ma non lo riapplicate sopra perché vi fa i danni. Io l'ho messo per un event una volta ed ero tipo sì, bellissimo, perché poi il colore è molto bello questo qua specialmente. L'ho dovuto ritoccare e l'ho dovuto togliere del tutto, perché a parte che si fa quell'effetto cremina che non si asciuga e quindi state tutto il tempo con quella sorta di filamenti orribili. Quindi adesso lo vado ad applicare cercando di andare in un'unica passata. Ok, forse, strano ma vero, ci sono riuscita senza troppe complicazioni. Questo, come vedete, il colore mi piace, col trucco sta bene. Io vi vorrei far notare che il fondotinta ce l'ho su da, saranno neanche 10 minuti forse, no dai, un po' di più, e già mi sta andando nelle pieghette, nonostante io l'abbia fissato bene. Comunque, a parte questo, il trucco con i prodotti che odio è completo. Togliamoci tutto l'ambaradam. Logicamente io voglio sapere adesso qua sotto se voi amate uno dei prodotti che ho utilizzato, come ci trovate, se bene, se male, se avete qualcosa di simile da consigliarmi, non lo so, qualsiasi cosa scrivetemelo, e soprattutto ditemi se questo look è accettabile anche se fatto con prodotti che primo non utilizzo tanto e secondo che non mi piacciono. Le sopracciglia secondo me sono la cosa più oscena, insieme alla sfumatura del trucco occhi, cioè proprio inguardabile. Vi mando ancora un grosso bacio, mi raccomando seguitemi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!